oggi ospite dello studio della Web TV di Come Dove c'è il vice sindaco di Pinerolo, Giampiero Clement. Siamo qui per affrontare un tema più che mai attuale, cioè il sabato a scuola. C'era una proposta, quella di evitare che i ragazzi delle scuole medie superiori andassero sabato mattina a scuola. Un accordo però al momento non si è raggiunto, anzi la maggior parte dei genitori comunque vota per il sabato a scuola. Qual è la posizione della città di Pinerolo? Noi abbiamo accolto anche con interesse il problema sollevato da alcuni dirigenti scolastici delle scuole medie superiori della nostra città, perché per la città, ma anche credo per gli stessi studenti, dal punto di vista molto concreto, il sabato a casa avrebbe aiutato, non dico risolto completamente, ma aiutato ad affrontare e risolvere almeno un paio di problemi. Il primo problema è della città di Pinerolo, quello di evitare gli ingorghi e insomma, i problemi di traffico che abbiamo sabato mattina a Pinerolo. Sabato mattina a Pinerolo è la giornata più critica della settimana, c'è la presenza del mercato, il fatto che continuino nella stessa giornata del sabato arrivare centinaia di pullman per portare i ragazzi nelle scuole crea sicuramente dei problemi. Il secondo elemento è che non avendo più le scuole il sabato avremmo potuto sicuramente aprire un confronto con le società che gestiscono i trasporti perché i trasporti diventino più adeguati a quelle che sono le esigenze dei ragazzi. È chiaro che le ditte che gestiscono i trasporti fanno i trasporti in base ai rimborsi che arrivano, chilometrici che arrivano dalla provincia. Tutte le volte che si apre la discussione per avere qualche pullman in più, qualche orario in più, diventa un problema. Se li avessimo scaricate del lavoro sul sabato avremmo potuto trasferire parte di quel lavoro negli altri giorni della settimana. C'era poi ancora un altro aspetto che alla città di Pinerolo interessava di meno, ma che sicuramente interessava molto la provincia, era il risparmio dal punto di vista energetico, soprattutto nei mesi invernali, di tener chiuso un giorno in meno alla settimana. Abbiamo provato ad affrontare il tema tentando di trovare una possibilità di decisione univoca o diciamo la più largamente condivisa. Io ho incontrato prima i dirigenti scolastici credo all'inizio del mese d'ottobre e poi il 20 dicembre ho incontrato i dirigenti scolastici e i presidenti dei consigli d'istituto che nella stragrande maggioranza dei casi rappresentano le famiglie. Ecco, dal punto di vista della didattica, come sarebbe cambiato il lavoro all'interno dei 5 giorni dal lunedì al venerdì andando appunto a chiudere le scuole il sabato? Era una strada percorribile per tutti gli istituti superiori? No, è stato un po' su questo che si è inceppata la macchina, nel senso che soprattutto gli istituti di scuola media superiori meno legati ad attività di carattere professionale, ma più legati a materie di carattere molto didattico, hanno sollevato soprattutto dal versante genitori, diciamolo così, ma anche c'è stata anche attenzione da questo dal punto di vista dei presidi, dal punto di vista dei collegi docenti, il problema che la didattica, se comprimiamo la settimana le stesse ore che devo fare su 6 giorni devo andarle a fare su 5 giorni, vuol dire aumentare i rientri pomeridiani o ampliare a dismisura l'orario della mattinata. Ed è chiaro che fare un'ora di greco che inizia, banalizzo il concetto, all'1:20 e finisce alle 2:20 è diverso di farla alle 8:30 del mattino. Questo è stato un po' il vero elemento che ha bloccato la discussione, si è usciti da quella discussione lì con un niente di fatto e sostanzialmente ogni istituto valuterà che cosa fare sul prossimo anno. Quindi ci saranno istituti, vedi l'Istituto Alberghiero che confermerà i 5 giorni a settimana, altri istituti che adotteranno magari per biennio una soluzione, per il triennio un'altra,
altri istituti che non modificheranno assolutamente le loro situazioni. In quell'incontro però è stato preso anche un impegno da parte mia, dell'amministrazione comunale di Pinerolo, di arrivare comunque a convocare assieme alla provincia, che ha attualmente questa competenza, le aziende di trasporto, perché le aziende di trasporto e la scuola devono iniziare a parlarsi. Poi io non so se sarà possibile arrivare a decisioni condivise, però non è possibile, non è pensabile che le aziende di trasporto costruiscono i loro orari in base a quelle che sono le loro esigenze e le scuole costruiscono gli orari in base a quelle che sono le loro esigenze. Devono essere due mondi che si incontrano, che si confrontano, che si parla per tentare di arrivare a delle soluzioni. Sono ragazzi che finiscono scuola, passano 50 minuti o 70 minuti fuori dalla scuola o nei pressi della scuola aspettare un trasporto, non può funzionare in questo modo. Quindi noi cercheremo nei prossimi mesi di convocare le aziende di trasporto, ripeto, assieme alla provincia che ha la competenza di quello, e le scuole, per far iniziare a parlarsi questi due mondi. Speriamo che da questo nascano alcuni risultati. C'è poi un limite che è la questione del trasporto su ferro, la ferrovia. Il trasporto su ferrovia è un trasporto ormai molto meno di carattere locale, molto più di carattere almeno metropolitano, e diventa molto difficile pensare di costruire degli orari legati alle esigenze di un singolo territorio. La linea di metropolitana che parte da Pinerolo non si ferma a Torino, va fino a Chivasso, c'ha gli orari gestiti in quel modo lì. Quindi su quello bisognerà prendere atto di quella situazione, e le scuole dovranno tentare di adattare i loro orari a quella situazione, e poi di assieme alle società di trasporto locale vedere cosa si riesce a fare sul resto.